bloccate a seguito della notifica di un atto di pignoramento miliardario riferito a Lodo Longarini, costruttore marchigiano detto Al Cafone e vecchia conoscenza del Ministero per la vicenda appalti di Ancona. Più precisamente i conti di tesoreria del MIT sarebbero stati pignorati per la bella cifretta di 1 miliardo e 2 di euro, con la conseguenza del blocco immediato di qualsiasi erogazione dei fondi ministeriali, dalle piccole spese di amministrazione ai finanziamenti per infrastrutture e trasporti, inclusi quelli per il trasporto pubblico locale. Lo stesso MIT avrebbe presentato un ricorso contro l'esecuzione della sentenza, ammettendo che da tale pignoramento ne conseguirebbe, parole testuali del Ministero, un danno irreparabile del MIT e la paralisi nell'esecuzione delle opere pubbliche di interesse nazionale, oltre a una perdita di circa 40.000 posti di lavoro. Quello che chiediamo quindi è, a fronte di questa vicenda scandalosa, attraverso quali tagli il MIT intende far fronte al pagamento del debito per il quale si è proceduto al pignoramento di questi conti. Il Ministro Del Rio ha facoltà di rispondere, prego. Grazie. Senza ripercorrere l'intera vicenda legata al lodo Longarini, che è già stato oggetto, come lei ha ricordato, dell'attenzione della stampa e soprattutto della magistratura, non posso che ribadire che il Ministero che io guido si è da subito impegnato e ha immediatamente sollecitato l'Avvocatura dello Stato ad attivarsi in sede giudiziale per chiedere la sospensione della fase esecutiva, invocando il principio, come lei ha ricordato, del danno grave e irreparabile, che non è però stato accolto dal giudice. Successivamente a tale decisione della Corte di Appello di Roma, che è data l'11 marzo 2015, Longarini si è rivolto al giudice dell'assegnazione per ottenere le somme accantonate presso la Banca d'Italia, oggetto di pignoramento. Il 26 agosto vi è stata apposita udienza e il giudice si è riservato di decidere. A tutt'oggi non vi sono decisioni in merito. Con riferimento poi alla procedura di arbitrato riguardante il piano di ricostruzione di Ancona, il MIT ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza numero 4600/2014 della Corte di Appello, che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dall'amministrazione nei confronti del lodo parziale del 26 marzo 2012 e del lodo definitivo del 20 luglio 2012. Quindi noi abbiamo presentato ricorso. La relativa discussione ha avuto luogo il 30 settembre scorso e verosimilmente si attende la pronuncia della decisione entro il corrente anno. Ovviamente noi ci opponiamo al fatto di riconoscere a Longarini queste somme. Siamo convinti di essere dalla parte del giusto e siamo contrari alle decisioni che sono state prese in precedenza. In tale circostanza è stata dedotta in giudizio e acquisita agli atti la sentenza numero 18614 della Corte di Cassazione del 22 settembre 2015 riguardante ricorso per Cassazione proposto da Edoardo Longarini avverso la sentenza 661/2013 della Corte di Appello di Ancona, che confermava la sentenza di primo grado e condannava Longarini al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Ancona. La Suprema Corte si è espressa rigettando il medesimo ricorso e condannando quindi il ricorrente Longarini al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo infondati in fatto e in diritto tutti i motivi di gravame addotti. Assicuro quindi che l'azione del Ministero in questa direzione di non riconoscere questo credito continuerà e sarà, ovviamente siamo in attesa delle decisioni della magistratura. E comunque l'azione del Ministero nella programmazione degli interventi infrastrutturali non è stata rallentata e non sarà rallentata. Lo stesso vale per quanto attiene gli interventi relativi alla circonvallazione di Boyon che lei ha citato e lo stesso vale per la riprogrammazione della spesa. Ovviamente il danno del pignoramento è tutto evidente ed è sotto gli occhi di tutti, ma ancora questo non è stato esecutivo. Quindi gli strumenti, attendiamo con fiducia la sentenza che ci possa riconoscere l'impossibilità di dare a Longarini questa cifra. La ringrazio. Facoltà di replicare la deputata Arianna Spessotto. Prego. Sì, la ringrazio signor Ministro per la risposta, ma le rassicurazioni che ci ha tentato di fornire oggi non sono certo sufficienti a scongiurare il rischio concreto di una paralisi del Ministero dei Trasporti dovuta al pignoramento dei suoi conti con conseguenze visibili a tutti, peraltro già in atto. Se infatti anche la Cassazione dovesse confermare la condanna del Ministero, sarebbero a rischio opere strategiche, trasporto pubblico locale e anche migliaia di posti di lavoro, come ha sostenuto lo stesso Ministero. Come è noto, la procedura giudiziaria miliardaria avviata nei confronti dei conti correnti del MIT si inserisce nella più ampia e vergognosa vicenda degli arbitrati miliardari concessi dai ministri Di Pietro e Matteoli al signor Longarini, uno degli scandali più gravi che ricorda il nostro Paese degli ultimi anni. In particolare per il lodo arbitrale di Ancona lo Stato ha ricevuto una condanna a un risarcimento di 1,2 miliardi di euro, cifra che sommata a quella delle condanne subite per i lodi di Ariano Irpino e Macerata, 250 milioni di euro, porta fino ad ora un totale di circa 1,5 miliardi il debito, senza contare gli oneri a carico dello Stato per le spese processuali, che porta circa il debito a una somma vicina ai 2 miliardi.